fabbrica italiana automobili Torino presenta nel 1948 la 500 B giardiniera Belvedere. Realizzata dal reparto carrozzerie speciali, fu la prima familiare ad essere prodotta in serie dalla Fiat. Il successo di questa vetturetta a quattro posti definì in Italia un nuovo segmento di mercato ancora oggi fra i più agguerriti. La 500 B giardiniera fu sostituita nel 1949 dalla 500 C Belvedere. Scopriamo le caratteristiche di questa vettura attraverso l'esemplare di Gerardo Battista di Contrada. Immatricolata per la prima volta a Salerno nel 1955, riporta ancora oggi la targa originale. Chuck Motori, per la prova di questa vettura, è ospite di Villa Capuano, ai margini della strada Due Principali, costruita fra il 1930 e il 1932 da Silvio Capuano al suo ritorno dalle Americhe dopo aver fatto fortuna nel campo delle castagne, dei sigari e della carta stampata. Lo stile richiama quello vanvitelliano della Reggia di Caserta. La versione Belvedere rispetto alla berlina trasformabile consentiva comodamente, almeno per l'epoca, il trasporto di quattro persone e di un discreto bagaglio. Proprio questa disponibilità decretò il successo di questa vettura prodotta fino al 1955, anno in cui fu presentata la 600. La casa torinese, per continuare il successo della Belvedere, dovette presentare tempestivamente la 600 multipla. La Belvedere, conosciuta impropriamente anche come giardinetta metallica, si distingueva esteticamente per la tipica carrozzeria familiare, molto in voga in quegli anni in America. Nonostante le ridotte dimensioni rispetto alle limitate americane, la piccola torinese riuscì a conquistarsi una connotazione stilistica tutta sua. Questo esemplare presenta degli accessori dell'epoca: griglia cromata davanti alla presa d'aria, logo Fiat personalizzato, elemento di alluminio stilizzato sul cofano motore. Il piccolo propulsore eroga, come per la berlina, 16,5 cavalli. L'autotelaio presenta delle sospensioni maggiorate dovute ad un maggior carico. Il portellone posteriore dà accesso ad un ampio bagagliaio ed è anche possibile ribaltare il sedile posteriore. Gerardo Battista è soddisfatto della sua 500 C Belvedere.